Ciao a tutti e bentornati in Cucina con Agnese. Oggi prepareremo uno dei sughi che adoriamo di più fare la domenica, il sugo con le braciole. È un sugo che centro-sud Italia, specialmente nel sud Italia, a casa di mia suocera, si fa spesso e volentieri. Potete anche considerarlo un piatto unico perché viene servita la pasta col sugo, accompagnato poi infine dalla carne. Bando alle ciance e vediamo la lista degli ingredienti. Quello che ci servirà sono le braciole, qui ce ne sono 4 per un peso complessivo di circa 700 grammi di bovino adulto. Ci serviranno 5-6 cucchiai di pecorino grattugiato, un pugno pieno di prezzemolo tagliato finemente, 3 spicchi di aglio piccolini, un bicchiere circa di vino bianco secco, una cipolla media tagliata molto molto finemente, del basilico fresco che andrà a profumare il nostro sugo, 400 g di passata di pomodoro, olio naturalmente, extravergine d'oliva, quello buono, sale e pepe bianco. Mettiamoci subito a prepararle. Come prima cosa dobbiamo andare a mischiare all'interno della ciotola con il pecorino, il prezzemolo, un pizzico di pepe. Io qui non aggiungo sale perché il pecorino è già saporito e salato di suo. Il sale andremo ad aggiungerlo poi nel sugo. E ora andiamo a schiacciare l'aglio. C'è chi in realtà aggiunge l'aglio tagliato molto molto finemente. Io questa volta ho deciso di schiacciarlo all'interno della ciotola. Anche il terzo. Prendiamo, così spostiamo, mescoliamo bene, ora con le mani belle pulite andiamo ad aggiungere un po' di composto all'interno della braciola, come preferite voi. C'è chi aggiunge il condimento lungo tutto il taglio della carne, chi solamente nella parte iniziale, come preferite voi. Andiamo a richiudere leggermente e pieghiamo su se stessa. Lasciate la chiusura del taglio nella parte sottostante. Capovolgetelo e ora con lo spago andiamo a chiuderlo. Io lo giro attorno, lo chiudo. Chiudo così e gli do 2 giri e finisco di chiuderlo sopra. Poi l'eccedenza del filo tagliatela pure. E continuate così con tutte le altre fettine. Eccoci qui, le nostre braciole sono pronte. In questa ampia casseruola di ghisa, io per le lunghe cotture preferisco usare sempre questa di ghisa, bella pesante, ho messo a scaldare 3 cucchiai abbondanti di olio extravergine d'oliva. È arrivata temperatura, è arrivato il momento di andare a rosolare la nostra carne. Non le tocco per il momento, le lasciamo rosolare 3-4 minuti. Giriamole dall'altro lato. E anche qui facciamole cuocere per 3-4 minuti. È arrivato il momento di sfumare con il vino bianco. Teniamo sempre bene il gas alto e facciamo evaporare bene tutto l'alcol. L'alcol è ben evaporato, non importa se rimane un po' di vino sul fondo. Andiamo ad aggiungere ora la cipolla tagliata a listarelle sottili.
la passata di pomodoro. Io aggiungo anche un po' per allungare questa passata che è bella densa, un po' per pulire la ciotola, anche una tazza circa di acqua, non di più. Andiamo a regolare di sale. Se serve poi aggiustiamo durante la cottura il basilico, a me piace tanto basilico, profumare bene il sugo, e un pizzico di pepe. Diamo una bella mescolata, sommergiamo bene le nostre braciole e ora, una volta che arriva a ebollizione, passiamo il gas a minimo e lasciamo cuocere dolcemente per 1 ora e mezza. Io ho già le orecchiette in frigo, ho gli strascinati anche che mi aspettano, non vedo l'ora di prepararli. Ci vediamo dopo. Eccoci qui, ragazzi, non vi so dire che profumo c'è in cucina. Abbiamo accompagnato le braciole al sugo con gli strascinati, che è un formato di pasta simile alle orecchiette ma molto più grande, e io vi dico già, ho una fame che non ci vedo più. Spero tanto questa ricetta vi sia piaciuta. Mi raccomando, se la rifate anche voi, aspetto le vostre foto. Ah, e dimenticavo, la galleria I fatti da voi aspetta solo voi. Ci vediamo domenica prossima e buon appetito. Inviaci richieste e suggerimenti a agnese@cucinaconagnese.it, oppure se vuoi visita il sito www.cucinaconagnese.it.